Non si può fare tutto nel bodybuilding. Ragazzi, mi spiego meglio. Ogni giorno siamo bombardati tra social, influencer, cose incredibili, da informazioni che arrivano, che arrivano, che arrivano, che noi incameriamo. Qualcuno ci dice di allenare l'addome, qualcuno ci dice di allenare i glutei perché servono per qualsiasi cosa, ok? Gli avambracci, il mignolo, dovete allenarlo, robe incredibili. Ma la verità è che il tempo è limitato e non si può allenare tutto. Oggi questo video vi serve per capire che ci sono delle priorità. Quando state bene con voi stessi, anche se siete grassi, anche se siete magri, quello che vi pare, riuscite ad avere un giudizio oggettivo di quello che vi manca per migliorare. Perché ragazzi, essere in pace con noi stessi non vuol dire non aspirare a migliorarsi. Io posso vedermi normale allo specchio, ma voler magari aumentare i miei bicipiti, avambracci, spalle, quello che vi pare. Quindi la verità è che non si può allenare tutto, ogni gruppo muscolare, ma si possono allenare quelli che ci servono di più. A questo possiamo arrivarci solo quando abbiamo un giudizio oggettivo da parte di noi stessi, e se abbiamo un coach ancora meglio, proprio ci risolve tutto, e tranquillamente riuscire a migliorare sempre di più. Perché ragazzi, allenare tutto, io ci sono cascato in questa trappola, 7 giorni su 7 andavo in palestra 4 volte al giorno, mi sono solo devastato e basta, non è cresciuto niente. Come vi dicevo, ci sono già cascato in questa trappola del voler allenare tutto. Vedevo un video, uno che mi diceva, magari quando ero più piccolo, da adolescente ancora, devi allenare questo perché altrimenti non riesci a fare questo esercizio, e io subito mi buttavo un'altra serie di esercizi inutili in ogni programmazione, che all'epoca manco avevo le programmazioni, mi allenavo e basta, che ci può anche stare. Quindi ragazzi, la verità è che non si può fare tutto, bisogna fare quello che serve e bisogna farlo bene, ci vuole del tempo per fare bene le cose. Se io devo portare sulle spalle, non posso concentrarmi anche su far crescere molto petto, quadricipiti, femorali, dorso e tutti gli altri muscoli che ci sono. Devo portare sulle spalle, da qualche parte dovrò togliere, perché il tempo è limitato, abbiamo 24 ore tutti, che sono tante, ma non abbastanza per fare tutto, 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 tutto. E ragazzi, c'è un'altra variabile da considerare: anche se avete tutto il tempo del mondo, dopo due ore e mezza di allenamento iniziate ad essere stanchi, e gli ultimi gruppi muscolari che andate a fare non li allenate bene come si deve. Quindi dovete capire quali sono le vostre priorità, vi guardate con un giudizio oggettivo o comunque soggettivo, che però vi permetta di capire quello che vi serve, ok? Soggettivo ci può stare, magari uno piacciono di più i bicipiti più magrini perché si vede di più la spalla e quindi gli va bene. Comunque un giudizio su voi stessi che vi permetta di darvi delle priorità. Una volta che avete le priorità, vi basta strutturare un piano, una pianificazione che vi permetta di migliorare. Se non sapete come fare, esistono i coach. Detto questo ragazzi, spero di avervi risolto qualche problemuccio, soprattutto ai più piccolini che vedono migliaia, sentono in realtà migliaia di informazioni e non sanno più dove girare. Dovete vedervi allo specchio, capire dove sono i vostri punti carenti, dove dovete migliorare, oppure se state facendo un esercizio e sentite, magari, vi faccio un esempio stupido, male a i lombari, magari dovete migliorare i lombari, che ne so, è un esempio. Detto questo ragazzi, spero che il video sia stato utile, ci vediamo alla prossima.